iPhone SE, piccolo, leggero e molto molto compatto. L'unica cosa però, Apple, perché non gli ha messo un sensore 3D anche sulla parte frontale? Perché i ragazzi di oggi, lo sappiamo, vogliono scherzare e giocare con gli Animoji, magari fare qualche videochiamata con le tue Animoji. E io, ovviamente, se compro questo dispositivo ad un ragazzo, magari mio figlio, anche perché se non voglio spendere tanti soldi e magari voglio comprare questo iPhone SE 2020 a lui per non spendere tanto, sicuramente lui vorrà giocare con gli amici, con gli Animoji, e tu purtroppo non gli dai questa possibilità. 500 euro, bel dispositivo, ma adesso andiamolo a vedere nel dettaglio nella nostra recensione. Ed eccoci quindi all'iPhone SE. Esteticamente sì, vabbè, lo conosciamo molto bene, è uguale all'iPhone 8 di 2-3 anni fa. Abbiamo una sola fotocamera posteriore di cui è leggermente sporgente, anche se devo dire la verità, sulle superfici piane non lo sentiamo neanche vibrare, è davvero leggermente sporgente. Poi abbiamo il flash completamente a filo, il logo dell'Apple che sembra essere un po' più giù rispetto all'iPhone 8. Da questa parte abbiamo il bilanciere per il volume con il piccolo slide per mettere il muto oppure il volume in alto completamente liscio. Da questa parte abbiamo il tasto di accensione con il carrellino per la SIM. In basso abbiamo ancora la porta Lightning con un solo altoparlante. In realtà nella capsula auricolare abbiamo un secondo altoparlante con una fotocamera a parte. Vi ho detto già, la fotocamera non è 3D. Quindi abbiamo una fotocamera classica proprio di iPhone 8, mentre in basso abbiamo il solito tasto con il Touch ID al suo interno. Touch ID che è sempre molto affidabile, molto veloce, sblocca 10 volte su 10, non sbaglia un colpo, anche se cambio dito, non sbaglia. E quando si accende il display, sì, vediamo cornici molto grandi. Io penso che se iPhone... Apple comunque, se vorrebbe fare un iPhone da 500 euro, che nel mondo degli smartphone sono comunque tanti, 500 euro, forse nel mondo Apple sono più economici, però comunque per 500 euro credo che Apple avrebbe potuto ridisegnare questo display, magari fare un display più grande che prendesse un po' più di cornici, anziché rimanere un display completamente uguale ad un dispositivo di 3 anni fa. Sembra quasi che avesse degli iPhone 8 buttati e al posto di buttare completamente il tutto, ne ha ridisegnato. Ridisegnato, diciamo che ha aggiunto alcuni pezzi hardware al suo interno per rivenderlo. Display che comunque rimane molto piccolo, da 4,7 pollici. Io sono sincero, mi sono dovuto abituare tanto a questo display perché ormai non ero più abituato a dei tasti così piccoli. Tra l'altro, la tastiera di Apple non consente la vibrazione quando noi scriviamo, quindi noi non ce ne rendiamo neanche conto quando clicchiamo in realtà un tasto. Questo purtroppo è un difetto di Apple che non capisco il perché, anche perché comunque il sensore ottico che c'è al suo interno è davvero ottimo, la vibrazione è super precisa e sembra davvero che noi stiamo cliccando qualcosa sopra alla superficie del display, sembra di cliccare dei veri bottoni. Stessa cosa anche per il tasto con il tasto home, con il touch ID al suo interno. In realtà questo si tratta di un pezzo di scocca, in realtà non è cliccabile, però c'è questo effetto di vibrazione al suo interno che lo rende come se fosse cliccabile. Infatti, se noi spegniamo l'iPhone, notiamo che non possiamo cliccare niente, è praticamente un pezzo di scocca. Quindi abbiamo una buona vibrazione, però non so perché Apple non la implementi nella sua tastiera, cosa che secondo me dovrebbe fare. Vi faccio vedere anche le impostazioni. Abbiamo iOS 13.5, quindi l'ultima release, che in realtà su questo iPhone non serve a niente perché non abbiamo una fotocamera 3D, quindi non ci deve riconoscere con la maschera o senza la mascherina. La risoluzione del display è davvero molto bassa, è da 750x1334 pixel. Display ovviamente LCD, anche se devo dire la verità, il display non è affatto male, anzi vi faccio vedere il solito video su YouTube. Ecco, l'avevo già aperto in realtà. Allora mettiamo, sì, la qualità è a 1080x60. Ed eccolo qua. Beh, quando vediamo i video non c'è nessun effetto wow, perché sinceramente il display è davvero piccolo rispetto alla scocca completa del telefono. Metto anche in angolazione, vedete che comunque ha degli ottimi angoli di visualizzazione. Display che comunque rimane ottimo, solo che non è né AMOLED e ovviamente secondo me un po' troppo piccolo. Vi faccio sentire anche l'audio.
Audio che sinceramente mi ha completamente sorpreso. Io ho provato ho fatto la prova dell'aspirapolvere, nel senso che io avevo acceso un aspirapolvere, ho messo l'audio su questo dispositivo delle canzoni e mi sono allontanato penso di 1,5 metri, 2 metri, e devo dire la verità, sentivo ancora le canzoni normali, cioè non sentivo solo alcune tonalità della canzone, ma sentivo proprio tutta la canzone. Quindi un audio che mi ha sorpreso. Faccio vedere anche questo video, perché c'era questa parte in cui alcuni display AMOLED facevano vedere delle strisce tra blu e nero. In questo caso, devo dire la verità, non si vedono nessuna striscia, non si vede. Sì, il display comunque rimane buono. Tra l'altro ho trovato anche un video di cui adesso vi faccio subito ascoltare. Vedete che non riesco a scrivere facilmente perché il display è davvero piccolo. Faccio tantissimi errori perché non me ne rendo neanche conto in realtà dove sto cliccando. Infatti non so cosa abbia scritto, però fortunatamente ho trovato il video che stavo trovando. Allora, questo è un video di una Lamborghini con un audio a 8D. Sì, assolutamente con le cuffie ci si ascolterebbe meglio, però io l'ho provato su diversi dispositivi anche con il Dolby Atmos. Allora, nel momento in cui l'auto si accelera, per esempio l'ho provato anche sull'iPad, ve lo farò ascoltare, noi notiamo la differenza di audio che va da questa parte a quest'altra parte, quindi un audio molto più immersivo. Sono sincero, iPhone ha un ottimo audio, qualità cristallina, però per esempio non sento questo effetto di tridimensionalità dell'audio. Al suo interno è questa una delle cose intelligenti di Apple. Abbiamo l'ultimo processore, l'A13, quindi un processore che abbiamo anche sugli ultimi dispositivi iPhone. Un processore che è davvero velocissimo, non ha un lag, e tutti i caricamenti, come potete vedere, sono velocissimi. Faccio una corsa super veloce. Inoltre non so perché, magari voi se conoscete la risposta mi potete anche aiutare. Su Android ho un salvataggio e su iOS un salvataggio diverso di Asphalt, nonostante li abbia sincronizzati con lo stesso account Facebook, però non so perché da questa parte ho un salvataggio completamente diverso. Allora, vedete i caricamenti super veloci, grafica al massimo, non ci sono lag, e inoltre su questo dispositivo, cosa che per esempio su OnePlus 8 Pro che ho provato recentemente, e trovate anche la recensione sopra a YouTube, non aveva la risoluzione a 60 frame rate per secondo. In questo caso noi l'abbiamo anche a 60 frame rate per secondo, nonostante abbiamo un display comunque, sì, processore alto gamma, però comunque display piccolo, e forse non so, i 60 frame rate potevano anche essere superflui in questo caso, però ci sono, e sinceramente la differenza si nota. Grafico comunque super veloce. Vi rimetto anche l'audio per farvi ascoltare l'audio in gioco, che è sempre più alto rispetto a YouTube. Sì, ottimo davvero. Batteria 1821 mAh. Ok, se noi la compariamo a tutto l'universo smartphone ci facciamo una risata, perché è davvero molto piccola, 1821 mAh. Però in questo caso, visto che Apple ottimizza davvero al massimo hardware e software, sono sincero, sono arrivato a sera senza nessun tipo di problema, nonostante sono andato molto avanti con, addirittura ho provato a fare un editing video con iMovie, l'unboxing dell'iPad, non so se l'avete già visto, l'ho provato a fare proprio da questo iPhone con iMovie. Poi comunque ho giocato molto anche ad Asphalt, a tantissimi altri giochi, ho fatto tantissime chiamate, videochiamate, e sono comunque arrivato a sera almeno con il 5/10% di batteria, quindi da questo lato mi ha dato nessun tipo di problema. Chiamate assolutamente al top, ottima recensione. Wi-Fi che comunque non era al top come OnePlus 8 Pro, perché le ho provate insieme, leggermente inferiore la ricezione del Wi-Fi, però comunque c'era, ritrovava anche lui i segnali, i modem Wi-Fi. Viva voce comunque ottimo. Magari proviamo a fare una chiamata di prova. Oh no, you've not got enough credit to make this call. Audio davvero alto, al top. Inoltre sono sincero, iOS 13 ormai era da anni che non provavo più un iPhone, mi sembra di essere arrivato un po' indietro
con i tempi, non so, ci sono tantissime cose che sono avanzate, sono buone, tipo l'ecosistema di Apple, però non poter fare uno swipe da questa parte per tornare indietro è una grandissima mancanza. Non so, secondo me Apple dovrebbe iniziare a investire un po' più anche sull'ottimizzazione software nel 2020, nel senso che dovrebbe fare un passo avanti con le sue cose. Ovviamente è presente il 3D Touch, o almeno dovrebbe essere un 3D Touch. Quando noi clicchiamo sentiamo la vibrazione e si apre il secondo menu al di sopra delle applicazioni. E cos'altro? Beh, parliamo adesso della fotocamera. Fotocamera che ve l'ho detto, ce n'è solo una da 12 megapixel. Possiamo registrare video in 4K a 60 frame rate per secondo. E sono sincero, l'ho provato, fa davvero degli ottimi video. Sulla parte frontale invece abbiamo una fotocamera da 7 megapixel. Adesso apriamo subito l'app fotocamera. Allora, ok, conosciamo molto bene l'interfaccia Apple per quanto riguarda la fotocamera. Possiamo fare i time lapse, slow motion, video, foto, ritratto e panorama. Non esiste una modalità pro per questo, per gli iPhone ovviamente. Stessa cosa, non esiste per esempio il video con il live focus, adesso lo chiamo live focus, un po' più all'Android. Esistono solo video normali, come vedete sulla fotocamera posteriore 4K a 60 frame rate per secondo registra, e tra l'altro sono anche molto ben stabilizzati i video. Per quanto riguarda invece la parte frontale, ok, adesso c'è un casino, massimo in HD a 30 frame rate per secondo, quindi davvero molto basso. Foto, abbiamo le live foto ovviamente. Tutte le vari settaggi che possiamo fare, tipo mi ricordo che quando avevo l'iPhone abbiamo dovuto aspettare tipo 2-3 anni per avere un timer alle foto, che tra l'altro è solo di 3 o 10 secondi. Ovviamente c'è ancora, torniamo indietro, vi faccio scattare anche una foto di prova velocissimo. Foto che, nonostante abbiamo una sola fotocamera, mi hanno sorpreso. Le foto sono buone, tra l'altro hanno anche un buon bilanciamento del bianco. Sì, in questo caso questa può sembrare un po' giallina, ma perché l'ambientazione è un po' più giallina, ma vi assicuro che all'esterno fa delle gran belle foto. Comunque guardate, la qualità di questa foto è davvero alta. Sì, mi ha sorpreso, non mi aspettavo che questa fotocamera potesse migliorare così tanto rispetto alla generazione passata di iPhone. Vi faccio vedere comunque i soliti test. Questa è una foto che ho fatto all'esterno, davvero una gran bella foto, perché ottima, è bilanciata benissimo sia con le parti chiare che con le parti scure. Poi c'è questo blu molto saturizzato che lo rende davvero un'ottima foto. Questa è una foto che ho fatto invece alla stazione qui vicino, bella foto, e per di più ho provato anche a fare uno zoom che secondo me iPhone non lo specifica, ma credo che sia dei 8x. E il zoom, sì, comunque nonostante sia di 8x è davvero un ottimo zoom, perché sgrana poco e niente. Questa è sempre un'altra foto fatta ad un palazzo, ottimo cielo, buon bilanciamento. Qui ho provato a fare una macro, vedete che si era attivata anche il live, la live foto, tra l'altro con audio. Questo ho provato a fare una macro, venuta così così, comunque non è messa a fuoco, nonostante avessi penso 5-6 cm di distanza dal, in questo caso dal soggetto, dalla lumaca. Ecco, qui invece una piccola critica, è perché Apple non abbia voluto implementare una fotocamera più potente frontale. Guardate, questo mi sono fatto un selfie per applicare anche uno degli effetti Apple, che diciamo ci sono anche molto carini questi effetti. Ok, il risultato di questa foto assolutamente non è male, perché è abbastanza scenografica, però se per caso voi, o almeno io, volevo effettuare una foto con lo sfondo completamente nero, non è stato possibile, perché ovviamente ho provato più di una foto, questa è quella che è venuta un po' meglio. È quasi impossibile effettuare una foto con lo sfondo completamente nero, a meno quando siamo all'esterno. Invece quando ero a casa le foto venivano benissimo con lo sfondo nero. Sempre un'altra macro con sfondo sfocato naturale, davvero una gran bella foto. Qui invece abbiamo fatto una parmigiana, ho voluto fare anche una prova di foto al cibo per vedere se comunque c'era una sorta di intelligenza artificiale, che non c'è neanche una modalità notte. Comunque foto ben bilanciata. Questa invece è una prova di video, qui 4K a 60 frame rate per secondo, vedete che stavo camminando e stavo shakerando di proposito il dispositivo, ed è assolutamente ben stabilizzata, quindi davvero un pro per i video.
Un'altra foto fatta un po' di controluce, il sole che si trovava dietro agli alberi, ok, abbastanza scura per gli alberi, però comunque la foto è venuta molto bene, i dettagli del cielo ci sono e anche le ombre comunque ci sono tutte, si vede, tutti i dettagli si vedono. Ok, sono finite le foto. Abbiamo parlato anche di video, audio, ovviamente il microfono è buono. Ah, tra l'altro volevo anche dirvi un'altra cosa, ho provato le cuffie Xiaomi, quelle là Bluetooth, le AirDots sopra questo iPhone. Per chi fosse interessato funzionano molto molto bene. Allora, se noi le indossiamo la musica parte in automatico, se noi le togliamo la musica si stoppa in automatico. Doppio clic sulla cuffia di destra per mettere in pausa, quindi ci sono i comandi di default delle cuffie. Mentre se facciamo un doppio clic sulla cuffia di sinistra, se non erro, possiamo attivare Siri. Quindi non ci chiederà neanche un ulteriore assistente vocale come per esempio succede su Android che si attiva quello là di Xiaomi, Xiaomi, adesso non ricordo bene il nome dell'assistente di Xiaomi. Qui si attiva direttamente Siri. Cos'altro dirvi? Credo di non essermi dimenticato niente. Quindi iPhone SE 500 euro, ne vale la pena o non ne vale la pena? Magari fatemelo sapere voi nei commenti. Una cosa è sicura, Apple ha giocato in modo intelligente per quanto riguarda il processore, perché ha integrato gli ultimi processori, quindi non abbiamo scuse sul fatto che l'iPhone non vada bene, anzi va benissimo, super veloce e scattoso. Per chi ha un iPad, ottimo ecosistema tra iPhone, iPad, magari anche per chi ha un Apple Watch e le cuffie AirPods. Ottima batteria, davvero una gran bella fotocamera, nonostante ne abbiamo una sola, tra l'altro quella là nella modalità ritratto con la fotocamera anteriore possiamo anche andare a modificare la profondità e ad andare a modificare anche i filtri. Ok, quello che non mi piace è il design, non mi piace questo display davvero troppo piccolo, troppo vecchio per quanto mi riguarda, cornici davvero molto grandi, quindi 500 euro, fatemi sapere voi se ne vale la pena. Per Pasquale e mobileblogger.it, iPhone S la recensione, ci vediamo al prossimo video con la recensione dell'iPad Pro da 11 pollici. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e lasciate un commento per aggiungere altro. Ciao a tutti!